Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Allora, oggi voglio parlarvi di come clonare un'applicazione su Android. Per esempio, potrei clonare Clash Royale. Per farlo, dal Play Store dovete installare questa applicazione Parallel Space. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Una volta che la installate, la andiamo a avviare. Ok, lui vi farà vedere che può clonare anche altre app, per esempio WhatsApp. E la prima cosa che vi chiederà una volta avviato, ora che parte in preparazione, ok, iniziare. E allora, clonare apps. Come vedete qua già lui seleziona per esempio Facebook, Messenger sempre di Facebook e Instagram. Potrei clonare anche per esempio Amazon. E come vedete c'è anche già selezionato Clash Royale. Lo lasciamo selezionato. Ovviamente poi si può fare anche in seguito di aggiungerle. Ok, abbiamo clonato Clash Royale. Ora, una volta che io lo vado ad avviare, semplicemente tappando sopra all'iconcina, lui andrà ad avviare in modo parallelo Clash Royale. Vabbè, non fate caso alla pubblicità che spunta per qualche secondo, perché è facilmente skippabile dopo 5 secondi. È l'unica pecca di quest'app, perché è gratuita, però ovviamente c'è la pubblicità. Ora starà un po' ad avviarsi, però partirà Clash Royale. E praticamente posso sfruttare questa applicazione per lanciare un secondo account di Clash Royale sul medesimo dispositivo. Ovviamente è molto comodo anche per WhatsApp, Telegram e altre applicazioni dove magari avete più di un utente. Anziché andare a disinstallare l'utente che utilizzate e metterne un altro, potete utilizzarne due. Ok, vabbè, qua ci fa il benvenuto. E ovviamente ora Clash Royale mi chiederà di avviare l'account di Google Play. Perché, se non lo sapete, potete utilizzare diversi account di Gmail per ogni singolo profilo di Clash Royale. Per esempio, io ho creato un altro email per Clash Royale e ho ottenuto un secondo account, e grazie a questa app non devo ogni volta cancellare i dati di Clash Royale, e quindi avviando di nuovo Clash Royale mi chiederebbe di nuovo i miei dati utente e mettere quelli del secondo utente. Con questa app lo faccio una volta, aggiungi utente, ovviamente noi l'abbiamo, quindi andiamo a digitare l'email che ci interessa. Ok, e poi ovviamente mettiamo anche la password. Ok, una volta avete messo nome utente e password del vostro account, non vi resta che fare accetta. Lui andrà a verificare appunto il vostro profilo. Ok, va bene, ci chiede le impostazioni qua dei servizi di Google. Facciamo avanti e come vedete andrà a lanciare Clash Royale. Ok, vabbè, a parte i vari effettini, ora devo andare un secondo avanti qua, perché così poi mi chiederà di ripristinare in questo caso il mio account. Diversamente ragazzi, potete praticamente iniziare a giocare e poi attivare il salvataggio qui sul profilo. Aspettate che abbasso il volume. Ok, spero che non si sia bloccato qua tutto. Ok, mi ha chiesto qua la connessione. Va bene. Ok, perfetto. Ok, come vedete, io avevo già fatto ovviamente qualche partita. Se qua si abbassa, ok, ho fatto qualche partita già su questo account e lui mi dice se voglio ripristinarlo. Facciamo sì. E vado a ripristinare appunto il mio profilo su Clash Royale. Ragazzi,
Applicazione semplicissima perché sostanzialmente vi installa in un secondo spazio qualsiasi app. Non so se la clona anche in termini di spazio, ma credo di sì, almeno per quanto riguarda i dati, ovviamente che va a memorizzare sul cellulare. E praticamente grazie a quest'app potete appunto sfruttare un altro account su qualsiasi applicazione prevede appunto un account. Come vedete qua abbiamo anche aggiungerne una da clonare e possiamo andare a scegliere le applicazioni che ci interessano. Per esempio potrei andare a duplicare anche non lo so, AdSense, l'applicazione YouTube Studio, insomma quelle che avete che usano un account e possono essere clonate. Come vedete ce n'è un bel po', possiamo anche fare un'installazione privata, insomma diverse funzionalità. Vi consiglio di scaricarla e utilizzarla. Vi lascio il link in descrizione per poterla appunto trovare facilmente sul Play Store. E niente, come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video, condividerlo e per qualsiasi dubbio vi aspetto nei commenti. Ciao!